Benvenuti in un'altra grande puntata del Talk Scienzemotore.com, oggi in compagnia di un grandissimo ospite, Franco Impellizzeri. Ciao Franco, benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Franco è un ricercatore che ci è venuto a trovare dalla Svizzera con una lunga storia, sono molto curioso Franco di quello che avrai da dire. In questo spazio destrutturiamo l'aspetto psicologico per capire come hai raggiunto quello che stai facendo oggi, i tuoi successi, e lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè e partendo dalla prima domanda: come è iniziato il tuo percorso? Mi è stato un percorso, come dico sempre, anomalo, inizialmente tipico, appassionato di sport, ho sempre fatto sport, ho iniziato con l'atletica, poi lo sport da cui vengo è il taekwondo, dove ho fatto qualche annetto in nazionale, quindi sono cresciuto facendo sport. Ho fatto un anno di ingegneria perché i genitori vorrebbero sempre di solito un ingegnere o un medico, e ho capito che nella mia strada e mi sono iscritto all'ISEF. Ai tempi c'era ancora l'ISEF. Ho fatto il percorso che fanno tutti, ho studiato, ho iniziato a lavorare in palestra nell'ambito del fitness, oltretutto ho cresciuto anche in ambienti di fitness abbastanza, io chiamo hard, e finché non sono entrato al centro di ricerca per lo sport della MAPEI. Quella è stata un po' la svolta. Da lì sono entrato in contatto col mondo della ricerca, l'accesso a macchinari, equipaggiamento all'avanguardia, e ho provato, convinse il mio capo a fare degli studi per pubblicare sulle riviste scientifiche. Sono partito da lì con l'aiuto di un caro amico che è un ricercatore, un professore in Inghilterra, che si chiama Samuele Marcora. Poi ero uscita la laurea, mi sono laureato e nel frattempo sono andato avanti a fare la mia attività di ricerca in MAPEI, e ricerca che veniva fatta al di fuori dell'orario di lavoro, perché prima c'era da gestire squadre, atleti, ed è stata un'esperienza enorme, perché la MAPEI faceva seguire al centro tutti gli atleti sponsorizzati, oltre ai servizi al pubblico, e atleti sponsorizzati arrivavano dai keniani, sono andati un paio di volte a New York, alla squadra di ciclismo professionisti con la mountain bike che era qui vicino a Prato, e ho seguito triatleti, snowboarder, ho seguito un po' di tutto dal punto di vista della preparazione e valutazione. Nel frattempo andavo avanti parallelamente quasi alla mia attività di ricerca. Sto parlando di 20 anni fa, oggi scienze dello sport è un termine conosciuto. 20 anni fa quel centro era sicuramente un centro all'avanguardia, non c'era niente di simile, l'attività di ricerca in ambito scienze dello sport non era ancora sviluppata, l'Italia aveva ancora una grossa storia nella fisiologia, con noi collaborava il professor Mognoni del CNR, che era un altro ricercatore famoso. Fondamentalmente sono cresciuto quasi da autodidatta, dopodiché, iniziando a frequentare congressi internazionali, collaborazioni, ho avuto la possibilità di fare un dottorato a Trondheim, all'NTNU in Norvegia, e quindi ho chiuso lì, diciamo, il mio percorso di studi facendo un dottorato, e nel frattempo sono andato avanti nell'ambito della ricerca. 10 anni fa, per vari motivi, ogni tanto nella vita bisogna mettersi un po' in discussione, io avevo ancora 35 anni, ero affascinato dall'esperienza che avevo fatto all'estero, internazionale, mi piaceva il loro modo di approcciare le cose, mi piaceva molto la mentalità anglosassone un po' su tutto, e mi venne questo desiderio di far qualcos'altro. E ho fatto veramente qualcos'altro, perché tra le varie possibilità che ho avuto di, diciamo, cambiare posizione, alla fine ho deciso di andare in una clinica ortopedica, settore privato. Io ho sempre avuto questo debole per il settore privato, per vari motivi. Settore privato, ho iniziato in un laboratorio di fisiologia neuromuscolare, dove c'è un italiano, anche lui molto bravo, che si chiama Fioletti. Dopodiché c'era la necessità nella clinica di sviluppare un settore che si chiama clinical outcome, bisognava creare un'unità per studiare meglio degli outcome clinici dei trattamenti, c'era tanta parte di statistica, una delle mie passioni alla statistica, e mi hanno chiesto se volevo provare un giorno alla settimana. Ho detto, come al solito mi sono buttato e ho detto provo, un giorno nell'arco di un anno è diventato il mio full time, finché hanno creato proprio la mia unità. Nel frattempo coltivavo, diciamo, lo sport più come un hobby, cioè ho fatto la mia professione di ricerca, l'ho sviluppata nell'ortopedia,
la ricerca nello sport l'ho fatta come hobby, che mi ha permesso di essere molto selettivo, cioè fare cose che veramente mi interessavano o collaborazioni con persone con cui mi trovo veramente bene. E è stato un percorso duro, devo dire, perché per tanti anni, non mi ricordo, per 10 anni non mi ricordo di aver mai fatto una vacanza, al massimo della vacanza che facevo era una settimana in cui al mattino lavoravo sempre, alla sera lavoravo sempre, avevo quelle 3-4 ore di tempo, diciamo, che mi dedicavo. Tornando indietro lo rifarei, ho perso tra virgolette degli anni magari di vita reale, stando sempre sui libri, però mi ha permesso alla fine di avere un'esperienza che non avrei potuto accumulare in nessun altro modo. Allora, fai riflettere tanto uno sul fatto che hai una visione veramente molto ampia e cioè, mi pare che il tuo punto di osservazione sia quello appunto 360 gradi, sia internazionale che sull'ambito anche poi tecnico, perché come cercatore hai spaziato su tantissime certo. attività, hai avuto modo di vedere tante cose, veramente poliedrico. Questo credo che sia un elemento anche di successo per raggiungere certi risultati, cioè non fossilizzarsi su un'unica prospettiva, ma aprirne molte altre e fare esperienze, mettersi in gioco su questo. Mi viene in mente uno, visto che hai avuto questa esperienza anche in Norvegia e ti sei formato inizialmente in Italia, no? Sì, in Italia. Qual è il tuo punto di vista su quella che è la formazione oggi nazionale e quella di tipo internazionale? Mi vuoi mettere nei guai? No, sicuramente un'esperienza molto... una voce autorevole su questa cosa. Sono anche stato un po' accusato di essere troppo critico sul sistema italiano. La questione non è essere critici, la questione è capire che ci sono dei problemi e capire che col nostro sistema stiamo perdendo tanti talenti, ma non mi riferisco neanche ai talenti che vanno all'estero, mi riferisco ai talenti che perdiamo proprio per strada a causa magari di un sistema di formazione che non è educativo, che non supporta in realtà lo studente, per come la vedo io. All'estero gli studenti sono, se io guardo il mondo anglosassone, che è quello che conosco di più, gli studenti sono molto aiutati, hanno tutta una serie di facilitazioni, anche banali, già dalle lezioni con il reading package già pronto, esami molto divisi e non malopponi, hanno anche la possibilità di scegliere percorsi part-time o non part-time, a secondo delle varie esigenze, sono veramente supportati. Cioè, per uno studente italiano andare lì spesso è, non dico una passeggiata, però si trova veramente bene, cioè, cavolo, qua c'ho tutto. Da noi, come ti dicevo, io ho fatto anche un anno di ingegneria, cioè la difficoltà del mio primo anno di ingegneria, che ho lasciato pur avendo passato gli esami, era fisico. Cioè alzarsi, vabbè, a parte alzarsi presto, andare a seguire lezioni, si diceva in piccionaia, dove vedevi il professore piccolo, c'era veramente uno stress, quindi a parte il fatto di dover studiare e tutto, c'era proprio uno stress organizzativo e sono forze che vengono disperse assolutamente. In tanti altri paesi la situazione è assolutamente molto più agevole e al di là del sistema, al di là del fatto che uno sia più o meno preparato, però queste cose fanno. E poi, non so, nei paesi anglosassoni c'è anche un rapporto con i docenti che è molto più amichevole, diciamo. E c'è anche un po', adesso si è raggiunto un po' anche in Italia, c'è sempre stata una visione al contrario, nel senso che se in Italia un professore era famoso perché solo uno su 100 passava l'esame, e quindi dice, no, lui è bravo, è duro. Se fosse stato, non so, già in Norvegia, avrebbero chiamato il professore e avrebbero detto, venga un attimo, com'è possibile che vanno tutti male quando fanno l'esame? Quindi non mettono in discussione gli studenti, ma mettono in discussione il professore. Non è che forse c'è qualcosa che fa, che sta facendo a lezione, che non va bene, sta impostando le cose in modo diverso. Una differenza culturale, cioè non è essere docente all'università, io ho insegnato, non vuol dire essere appartenere a un'altra classe, vuol dire essere lì perché devi comunicare qualcosa, insegnare qualcosa a qualcuno, non devi essere lì a dimostrare né che tu sei un centro di potere né che tu sei più bravo degli altri, se sei lì
si dà per scontato che tu sia più bravo. Questa cosa all'estero sinceramente l'ho trovata meno. Dico meno perché c'è sempre, ovunque, la parte positiva e la parte negativa. Io faccio, quando si parla di queste cose bisogna per forza generalizzare un po', se no non si può. Se io vado a prendere, fare come si dice, cherry picking, prendo le eccellenze in Italia o prendo le eccellenze all'estero, non si finisce più. Bisogna fare un discorso generico e generalizzare un attimo, per forza. E secondo me il sistema, diciamo, anglosassone, anche scandinavo, è un sistema fatto più a misura dello studente. Da noi è più, per come la vedo io, opinione personale, è più una giungla. Però secondo me perdiamo un sacco di talenti. Io intanto vedo dei ragazzi che magari a lezione poi spariscono, secondo me erano, senti quando parlano che hanno un approccio mentale molto interessante, secondo me li perdiamo. È vero che poi bisogna nella vita tirare fuori un po' gli attributi, come si dice, però ci sono dei momenti in cui basta un poco per spingere una persona e farlo entrare in una carriera che può essere enorme, è una risorsa anche per noi. Questo è un discorso molto generale, senza stare nel dettaglio del sistema formativo. Certo, molto interessante, punto di vista molto interessante. Sicuramente l'Italia ti dà questo, se vogliamo, vantaggio, ti mette una zavorra addosso che se vai all'estero ti senti molto leggero. No, questo è un vantaggio. Ecco, questo ci ho pensato spesso perché mi sono sempre chiesto se noi avessimo un sistema, diciamo, anglosassone, cosa ne sarebbe della nostra cosiddetta flessibilità o capacità di risolvere i problemi? Sicuramente in parte la perderemmo. Quindi la questione è cercare di capire come mantenere le nostre capacità e prendere il buono che c'è negli altri paesi. Ogni tanto vedo adattare dei sistemi stranieri all'Italia senza tener conto che comunque abbiamo delle cose che è meglio preservare. Non si può avere tutto, è una coperta un po' corta chiaramente, però bisogna cercare di mantenere questa flessibilità che da noi nasce è un istinto di sopravvivenza in realtà, cioè dobbiamo essere flessibili per districarci in mezzo a questa giungla. All'estero ovviamente non hanno questa capacità, c'è anche da togliere un po' il luogo comune che all'estero tra virgolette sono tutti stupidi, cioè io ho conosciuto gente che ha queste capacità di problem solving che è enorme. Noi abbiamo questa capacità sicuramente, abbiamo anche una capacità di tirarli fuori i problemi, che a volte ci lamentiamo su tutto, quindi viviamo i problemi, però ecco, all'estero magari a volte sono un po' più pragmatici, noi ci fermiamo un po' troppo a discutere sui problemi, loro alla fine, ho visto in tante situazioni anche di riunioni, vabbè, questo lo risolve lui, questo lo risolve lui, andiamo avanti e finisce lì, non è che stanno lì a creare un caso. Però in effetti sì, dovremmo cercare di rubare dagli altri le cose positive, non copiarle e basta. Cioè abbiamo un'altra cultura, noi comunque siamo un paese latino. Io differenzio sempre tra il sistema, diciamo, chiamiamolo anglosassone, nord, e il sistema latino. I sistemi latini ho visto, io ovviamente ho amicizie un po' ovunque, che è Spagna, Brasile, abbiamo delle caratteristiche in comune. In comune spesso è un po' più di politica rispetto, cioè l'università anglosassone è fondamentalmente privata, se c'è un dipartimento che non ha abbastanza studenti lo chiudono, come un'azienda chiude un ramo, loro lo chiudono, basta, finisce lì, hanno dei pacchetti, c'era un mio carissimo amico che lo sento tutte le settimane, mi ha girato una mail dell'università dove diceva, allora se voi in questi 5 anni non avete pubblicato tot numero di paper, seguito tot tesi, siete invitati a dare le dimissioni. Cioè una cosa così da noi verrebbe fuori su un giornale. Io personalmente a me piace di più però un sistema di questo tipo, cioè dove magari eccessivamente, chiamiamolo meritocratico, però dove alla fine bisogna guardare un risultato. Io crescendo un'azienda, le strutture private, anche dove sono adesso è così, a fine anno si fa il punto della situazione, se va bene va bene, se non va bene. Infatti l'altra riflessione che mi hai suggerito è quella della tua esperienza, hai detto io prediligo il privato, no? E la tua eccellenza, diciamo, quanto ha interferito l'aspetto che tu abbia lavorato nel privato per raggiungere certi risultati? Perché immagino che la pressione sia completamente diversa. Allora, nel privato io non voglio creare una contrapposizione troppo netta.
Nel privato alla fine bisogna essere molto realistici e si va dritti al punto, perché se un'azienda, la MAPEI, investe per seguire gli atleti, vanno seguiti, non c'è troppo da stare a girarci intorno. La mia clinica fa attività di ricerca privata con degli scopi ben precisi, che uno è quello di alzare la reputazione della struttura. Reputazione vuol dire alzare la percezione dal punto di vista della potenziale clientela, e automaticamente crea un indotto economico. Quindi è privato perché c'è un discorso economico. Molti mi dicono: ma la struttura accademica non è un discorso economico. Non è vero, in realtà non è vero, dipende sempre che valenza noi diamo alle parole. Noi abbiamo un po' questo retaggio culturale che quando si parla di soldi, economia, è tutto brutto. Io ho fatto gli studi anche pubblicati sull'ortopedia, su come utilizzare alcuni dati clinici che si raccolgono per fare delle valutazioni economiche, da un certo punto di vista, di controllo della qualità, diciamo, in base ai numeri, non in base alla qualità diciamo, degli artisti, come la chiamo io. E questo aspetto sicuramente è un vantaggio, diciamo, sul mercato delle aziende. Il sistema formativo istituzionale, secondo me, dovrebbe seguire comunque queste logiche, se non altro perché tu vai a formare delle persone che poi si troveranno in un mercato del lavoro. Perché noi possiamo parlare di ricerca, io posso far vedere a uno studente la ricerca, ma la ricerca che io cerco di far vedere o che cerco di fare è una ricerca che poi gli dia uno strumento per andare a inserirsi nel mercato. Per questo io sono stato per tanti anni preso per i capelli perché vo mi volevano tirare dentro nella, diciamo, fisiologia, in particolare il professor Mognoni, che è stato il mio mentore di vita, non di ricerca, è stato il mio mentore. Ma non lo ritenevo interessante per me, nel senso, dicevo, è pieno l'Italia di fisiologi bravi, noi abbiamo dei fisiologi Schiaffino, Reggiani, veramente al top, abbiamo avuto Di Prampero. Non vedevo come potevo contribuire in quel settore, non sono mai stato presuntuoso, ho detto non potrò mai essere al loro livello, non credo di poter. Vedevo un buco nella parte applicata, cioè come trasformare queste nozioni in qualcosa che poi si può utilizzare sul campo. Quindi io sono sempre stato interessato al mercato. Il mercato vuol dire, se io voglio fare, io ho iniziato perché volevo allenare, io ho degli atleti, adesso ho seguito degli atleti per l'Olimpiade e ti trovi lì, avrai anche tutti gli studi, ma ti trovi lì con dei ragazzi e devi fare qualcosa. Io quello che ho sempre cercato di fare è studiare che cosa fare e vedere se c'è un'efficacia. E per me l'efficacia, anche questa parola sembra che spaventi, è la performance. Quindi devi saltare di più, correre di più, alzare più pesi. Se sei un calciatore devi, in qualche modo devi vincere, non è che se hai corso tantissimo, adesso vanno le statistiche, no? Ha corso tantissimo, ha corso più degli altri, sì, ma ha perso 3-0, cioè, a volte si sta perdendo un po' di vista quello che è lo scopo finale, ecco. Per cui in generale nel privato io vedo più scopo finale, cioè riesco a vederlo. Nell'ambito più istituzionale sta troppo a me, devo decidere io la mia strada, invece lì c'è comunque una necessità pratica, ci sono le strutture in cui ho lavorato io, delle linee precise, sotto MAPEI c'era un obiettivo, gli atleti, il centro comunque era interfacciato col marketing, perché c'era sempre un discorso anche di marketing, è giusto che sia così, perché comunque le opportunità che noi abbiamo avuto anche della ricerca e quindi contribuire alle conoscenze è stato anche grazie a un'attività di marketing di MAPEI, chiaramente. Quindi non sono cresciuto in un ambiente privato, mi trovo meglio, cioè ci sono delle gerarchie prestabilite, c'ho un capo, o mi piace quello che mi dice e sto lì, o non mi piace e vado via. Non c'è troppo, posso discutere, i capi non sono tutti uguali, c'è il leader, c'è quello che sia più autoritario. In strutture come quella dove sono io adesso, direi che è anche molto selettiva, nel senso che non è che raggiungi certe posizioni se non hai delle caratteristiche da leader o se non hai un background, nel mio caso scientifico, per cui ti ritengono all'altezza di gestire una situazione scientifica. Quindi
cioè il mio io lo chiamo il mio capo, perché effettivamente per me il capo è quello che ti può licenziare, no? Per capire i livelli, quando sono arrivato lì chiedevo, vabbè, chi mi può licenziare? Lui e lui, allora loro due sono i miei capi, gli altri sono i miei pari, diciamo. E lui ha un curriculum che è una cosa impressionante, cioè se rispetto anche a tanti professori, professoroni che conosco, non è neanche paragonabile, ed ha le caratteristiche per poter gestire un gruppo. Dove nella clinica dove ho collaborato c'era l'EFMARC della FIFA, il centro di ricerca della FIFA, e chiaramente venendo dal calcio ho collaborato con loro, ho fatto degli studi, e il responsabile di questo centro è una persona che ha un curriculum anche lui scientifico impressionante, unito a delle dote politiche non indifferenti, perché la politica c'è ovunque, non sto dicendo che ci sono in Italia, però guarda, ti faccio un esempio banale. Ci sono delle aziende che in passato, soprattutto anche in clinica, davano dei finanziamenti. E, allora, quei finanziamenti erano alla luce del sole, trasparenti, e quei finanziamenti venivano utilizzati tutti per fare ricerca. In altre situazioni che ho vissuto più istituzionali, una volta che arrivano dei finanziamenti, come si usano non si sa, non vanno a finire tutti, non so se sono stati dati per la ricerca, nella ricerca, vengono utilizzati per finanziare magari la struttura, e quindi rischi che perdi magari il 70% dei finanziamenti in amministrazione. Lì invece arrivano, sono 500.000 franchi, ipotesi, ricerca, cioè il tuo fondo per accedere, tu presenti un progetto, c'è una commissione, dice sì, questo progetto va bene, usa questi fondi, non va bene, non li usa. È molto semplice e trasparente, questo io lo trovo personalmente un ottimo modo, riesco a lavorare bene, cioè, se non prendo il finanziamento pazienza, vuol dire che i miei colleghi hanno presentato un qualcosa di migliore, cioè vinto il migliore, io sono sempre stato uno sportivo, nello sport vince il migliore. Credo che tu stia presentando argomenti di importanza veramente incredibile, perché cioè, tu dimostri di essere anche un uomo d'azienda, e ciò che apparentemente manca alla maggior parte dei professionisti che escono dal percorso di scienze motorie, cioè non ne sanno nulla. E questo elemento qui è un fattore determinante per capire come porsi all'origine di un percorso di crescita professionale, di impostazione di un progetto, che sia di ricerca o di altro tipo, sì. E capire che ci sono degli obiettivi, identificarli, delle tempistiche, dei rischi, perché puoi essere mandato a casa. Ecco, sono tutti elementi, secondo me, certo, incredibilmente importanti. Ma qual è la differenza? Cioè, il mondo, quando finisci l'ISEF, scienze motorie, poi ti trovi catapultato in un mondo in cui ci sono delle logiche di mercato, che piaccia o non piaccia, ci sono delle logiche di mercato e devi perlomeno capirle, capire i meccanismi, capire che comunque ti devi inserire in quel settore. Troppo spesso è facile fare moralisti, buonisti, no, ma questo non andrebbe fatto. È come allenare, cioè, tu puoi aver studiato quello che vuoi, arrivi con un atleta che è famoso, forte, deve fare un'Olimpiade e la deve vincere, e tu che hai studiato che fare, non so, i balzi può servire, e quelli dicono, ma io non li faccio, perché direbbero, sì, devi essere bravo a convincerlo che sì, sulla carta. In realtà questo è anche la persona che, se tu insisti troppo, va dal presidente e dice, guarda, questo preparatore non mi trovo bene, mandalo via. Tu devi anche tutelare la tua posizione, è inutile nascondersi dietro un dito, ci sono questi meccanismi, e quando esci, Non li conosci. Io frequento sempre le palestre, difficilmente dico cosa faccio, sta venendo fuori adesso cosa faccio, dove vado ormai da 6 anni, si stanno arrabbiando, mi hanno detto, ma tu vieni dallo sport, non ci hai mai detto nulla. Non lo dico perché questo è un ambiente dove io mi devo rilassare, allenarmi, guardare, parlare con le persone che fanno spesso l'errore di parlare con te in modo diverso secondo dei titoli che hai. Quindi se sanno che io ho un background scientifico, quello che dico ha più peso, e invece io non voglio che lo facciano, perché sanno che io voglio che mi giudichino per quello, per i contenuti di quello che dico, quindi tendo a non dire niente. Però vedo ragazzi che girano, arrivano da scienze motorie, e a volte, tra virgolette, mi fanno un po' pena, perché li vedo, dico, poverini, cioè,
non hanno idea di come si devono interfacciare in un ambiente di questo tipo. Tu entri in una palestra, trovi la persona che va lì a chiacchierare, quello che fa due cosine, trovi anche quello che spinge bene. Allora non è che puoi approcciarti, se non sai neanche cos'è il powerlifting, andare a dire a uno, no ma guarda, non devi piantare i piedi così, alzare la schiena, perché sennò poi è pericoloso per la schiena, perché questo se va bene ti ride in faccia. Ma non è colpa loro, non hanno avuto probabilmente quella formazione giusta, non gli hanno spiegato che cosa incontreranno poi fuori e non gli spiegano come anche approcciarsi a queste realtà. Io ci tengo tantissimo scienze motorie, ci tengo tantissimo le scienze dello sport, e proprio perché ci tengo credo che sono stati fatti dei passi avanti enormi, per l'amor di Dio, che manchi ancora questo aspetto, insegnare ai ragazzi a entrare nel mercato del lavoro. Si aspettano tutti, sono laureato in scienze motorie, di andare a fare il direttore tecnico di una palestra. Sì, come tutti gli ingegneri si aspettano poi il primo mestiere di fare già il manager. Chiaramente non sono in grado, e non lo sanno neanche che non sono in grado di farlo, e questo è il problema. E manca a livello universitario, perché siccome a livello universitario spesso ci sono persone che non hanno conoscenza del mondo reale, persone cresciute nell'ambito accademico e non sanno esattamente cosa succede fuori, per sentito dire. Mi fa molto piacere sentire da parte tua, perché è una voce così autorevole che per tutti quelli che stanno ascoltando e devono settare gli standard. Cioè, se tu pensi di uscire e trovare il posto, il collocamento già fatto, sappi che c'è Franco Forenza che ti dimostra che per arrivare a che certi livelli così. Che non è così. Ma non è perché così. È la verità, come dici tu, è inutile girarci intorno, la verità è questa. Hai fatto anche prima un parallelo dicendo esiste anche il marketing, molti tendono a discriminarlo come una cosa negativa, ma se tu lavori perché c'è un impianto marketing fatto in un certo modo, tu riesci a sovvenzionare dei progetti di ricerca, perché devi anche, non ti dico essere uno specialista, ma devi capire come funziona un'azienda, come funziona un progetto, come funziona, certo. Ma anche semplicemente una palestra, perché tu ci lavori dentro e non puoi ridurti esclusivamente a parlare dell'aspetto tecnico, no. Perché sennò sarai tagliato fuori tutto il resto. Ma sono assolutamente d'accordo, ma questo c'è, io devo affrontare alcuni discorsi di questo tipo per la ricerca, ma la trovi in qualsiasi settore. Finché noi abbiamo... ci nascondiamo, noi abbiamo troppa paura a volte delle parole, no? Quindi ci giriamo intorno. L'ambito dello sport è un settore commercialmente molto interessante, ci sono aziende che ci investono tanti soldi e noi ci troviamo in quel mercato. L'unica cosa che dico io è cercare di mantenere una certa coerenza di contenuti, a me interessano i contenuti, che poi tu questi contenuti li vendi benissimo, meglio. Il professionista è un professionista, il professionista deve farsi pagare, bisogna anche un po' finirla con questa cosa che, siccome si parla di sport dove c'è spesso passione, il problema è che c'è passione, che sia tutto regalato e gratis. A volte in tanti settori noi ci tiriamo le martellate sui piedi da soli, facciamo la guerra dei poveri, nel senso che se, ma ti faccio un esempio banale, se una grossa squadra di calcio chiama una persona e siccome è una grossa squadra dice, se io faccio sapere che sto collaborando con la grossa squadra poi nel mio curriculum e fai certe cose gratis, stai sminuendo il tuo lavoro, io la chiamo una concorrenza sleale. Non che tu debba essere sempre pagato, però essere pagati o non pagati, e questo ti assicuro che nel mondo d'alto livello succede spesso, che ti approcciano e siccome sono d'alto livello si aspettano che tu passi tutte le informazioni. Io l'ho fatto, per l'amor di Dio, ma l'ho fatto quando avevo almeno un legame di amicizia, non so, il preparatore di una squadra conosco bene, se devo fargli un seminario o dargli dei suggerimenti, volentieri, ma non è il sistema, cioè, il sistema è che le consulenze si pagano, questo è il sistema, questo l'abbiamo perso secondo me completamente, ormai tra virgolette ci si svende. Basta cercare di mettere, io lo dico sempre, la sindrome del biglietto da visita, no? Di mettere su qualche titolino nel biglietto da visita. Fortunatamente la mia scelta di andare in ortopedia è stata anche un po' quella, nel senso che finché sei troppo dentro sei anche coinvolto comunque da certi meccanismi, poi devi sposare volente o nolente certe scuole di pensiero, a volte io volevo mantenere una certa libertà intellettuale.
nel momento che ho avuto la possibilità di fare quello che mi piace, a me piace fare ricerca, qualsiasi settore, io sono riuscito a fare ricerca in marketing, adesso la faccio in ortopedia, perché a me piace la ricerca proprio come essenza e come modo di vivere. Nel momento che io sono riuscito a fare la mia attività professionale, quella che mi dà, diciamo, da vivere nell'ambito ortopedico, mi ha reso dal punto di vista sportivo molto più libero. Quindi approccio progetti che mi interessano, aiuto e collaboro con persone con cui mi trovo bene e ho più un progetto culturale. Cioè, è inutile io far vedere i miei studi, mi va benissimo, però mi piace più far capire l'importanza, come leggere gli studi in generale. Oggi PubMed ci arrivano tutti, ogni giorno trovi, se tu vai sulle community, su Facebook, sui social, qualcuno che ti posta subito un abstract di PubMed, che di per sé va bene perché è un'attenzione al mondo della ricerca, ma non capendo certi meccanismi della ricerca è anche pericoloso. Magari fa vedere l'ultimo studio che fa vedere una cosa e ce ne sono 40 prima che dimostrano completamente il contrario, non che l'ultimo studio sia sbagliato, però va inserito in un contesto un po' più grande. Quindi in questo momento personalmente credo che quello che manchi e che vorrei, che sto cercando di fare ultimamente, è più cultura. Anche all'università, ai seminari, lezioni cerco di farle più orientate nel capire concettualmente la ricerca, non le tecniche. Le tecniche ci sono in tutti i libri. I design di ricerca c'è, cioè, in qualsiasi libro, io posso spiegarteli, ma lo trovo tempo buttato via tutto sommato. Io magari, avendo più esperienza proprio nella ricerca, ti posso spiegare quali sono i problemi principali, ti posso spiegare come approcciare mentalmente certi discorsi, come non perdere di vista il focus tipo performance, ed è un approccio completamente diverso. Però devo essere onesto, lo posso anche fare perché effettivamente non ho conflitti di interesse, però vedo anche sulle community che che qualcuno si scandalizza quando qualcun altro guadagna, e questo a me non piace molto come approccio, perché è come scandalizzarsi che un imprenditore guadagna. Sappiamo che è così, perché sembrano... Questo è un approccio molto italiano, però. Questo è un approccio sicuramente più italiano. Non dico che non ci sia anche al di fuori, ma è sicuramente più italiano. E io personalmente l'esperienza che ho visto negli Stati Uniti invece è il contrario, cioè là cerco di capire come stai facendo per replicarlo, per migliorarlo, per partecipare. Sì, la mia esperienza è identica. Io ho sempre detto che adesso mi chiedono come mai io sono entrato nel mondo dei social. Sono entrato per caso, fondamentalmente, che inizialmente lo tenevo soltanto per l'aspetto privato. E ho imparato, sto imparando tantissimo, cioè è incredibile quanto si possa imparare dai social, perché è il modo, tu puoi attingere, la differenza non lo fanno le nozioni, la differenza lo fa l'esperienza, cioè capire le persone come affrontano certe situazioni. Cioè, il social per me è un modo di rubare l'esperienza di migliaia di persone, cioè è una fonte di ispirazione incredibile, ma anche sui metodi di allenamento. Io scambio opinioni con delle persone che sono non famose, diciamo, ma secondo me sono incredibilmente preparate, e anche questo dal punto di vista accademico non viene molto considerato, quell'ambiente. Sembra, sai, no, parlami di Facebook, come parlate di Facebook? Cioè, il futuro è quello, cioè, se voi non vedete che i social oggi è uno dei mezzi di comunicazione più importanti, siete fuori epoca proprio. E secondo me ci arriveranno, ma tardi. Invece bisogna capire i meccanismi e cercare di capire come contribuire, perché è chiaro che entrare nel mondo social per le istituzioni e per il mondo accademico è un qualcosa di veramente strano, però sarà il mercato. Quello sarà il mercato futuro, e tu, se devi preparare uno studente a entrare in un mercato, devi anche aiutarlo, non entrare perlomeno in quel mercato, ma come minimo a capirlo. È un discorso un po' più effettivamente imprenditoriale, ma ripeto, per questo io sono cresciuto in ambito privato, il mio background è privato. Condivido pienamente, noi poi qua insomma facciamo questo no, infatti, cioè. E la verità è che anch'io credo che sia il futuro
presente e il futuro. Quindi l'invito, mi fa molto piacere che anche tu sia entrato attivamente, mi fa piacere che tu dia anche in questo caso una prospettiva diversa, perché chi magari fino a oggi l'ha usato in un certo modo Facebook può capire che è una risorsa quando la sai utilizzare in un certo modo. Beh, cioè, infatti dobbiamo insegnare a usarla bene, questo è il punto, invece di andare allo sbando. Ma io guarda, condivido la stessa cosa, perché noi professionalmente abbiamo quasi 1 milione di persone, okay, che seguono tutte le varie attività, okay, che facciamo. Per quanto mi riguarda personalmente, Facebook è uno strumento di lavoro, prima che personale. Poi sì, lo uso anche per personale, ormai veramente molto poco, ma prima di tutto è uno strumento di lavoro eccezionale che ha amplificato la possibilità di comunicare, di rintracciare persone che hanno dei contenuti straordinari e di cominciare a delineare dei nuovi percorsi. Quindi va usato nel modo giusto, per poi passare anche a dei livelli di investimento, perché sono cambiate proprio le dinamiche di investimento nel marketing, eccetera, grazie a Facebook. Ho visto grandissime aziende che hanno spostato componenti di investimenti attraverso Facebook. Ma tanti ricercatori sono molti, in realtà molti ricercatori sono attivi, quelli che conosco io sono tutti stranieri, per amor di Dio, perché io ho più conoscenze all'estero che in Italia, non perché non lo faranno sicuramente anche in Italia, ma anche dei grossi nomi. Guarda, per me a volte è abbastanza, a me piace il fitness molto, lo pratico, diciamo, insieme a un po' di box, però mi piace molto e mi sono sempre documentato per me stesso e vedo che spesso vengono postati studi di gente che conosco benissimo, che si è andati a mangiare, ci siamo magari ubriacati con qualcuno assieme, e mi fa piacere perché vedo che loro sono arrivati sul campo, cioè le loro conoscenze sono arrivate, e questo per me è l'essenza, dovrebbe essere l'essenza della ricerca nel nostro settore, parlo di scienze dello sport, cioè l'arrivare, se arrivi direttamente è meglio che arrivare indirettamente, cioè se sei tu a comunicare i tuoi studi, secondo me è meglio, perché io ho visto tanti studi miei anche nel calcio usati male, usati per farmi dire cose che io non ho mai detto, quindi ho dovuto rincorrere nei convegni per dire guardate che io queste cose non le ho mai dette, quindi è meglio avere a volte un canale diretto prima che la tua informazione venga manipolata. Però sono molto attivi, io inizialmente sentivo che avevano questi, ho iniziato con Twitter, poi con le community così, e devo essere onesto, solo nell'ultimo anno mi sono reso conto veramente dell'impatto anche che queste persone stanno avendo. Io devo essere onesto, io essendo cresciuto nella ricerca ho un grande vantaggio, che quando io qualcosa, se ho bisogno di capire qualcosa su quando e come prendere le proteine, mando una mail a qualcuno che conosco, che viene utilizzato come linea guida da molti frequentatori diciamo del fitness scientifico, e glielo chiedo direttamente, e tra ricercatori ci si fa di solito la cortesia di rispondere. Questo per me è sicuramente un grosso vantaggio, però ad esempio questo vantaggio mi piacerebbe anche sfruttarlo per togliere dei dubbi a qualcuno, magari in qualche community, chiedere e poi postare, guardate, ho parlato direttamente, dice che, perché spesso dicono cose che non sono infatti quelle che la gente fa passare. Cioè, ci sono dei limiti, magari, ma lo studio ha un sacco di limiti, glielo chiedi, dice sì, lo so che c'è i limiti, infatti va applicato soltanto in quel contesto, non al di fuori. Questo secondo me è molto interessante ed è quello che sto facendo ultimamente, condivido delle conoscenze o delle informazioni che io riesco a avere grazie alla mia attività di ricercatore. Quindi per fare questo, chi ti vuole seguire ti trova su Facebook come Franco Impellizzeri? Ma io vado in giro, io, come dicevano in film, vi vengo a trovare io. No, io partecipo, sono attivo in alcune community tipo quella di Gianmario Migliaccio, che in realtà Gianmario lui è stato qui, che è lui che mi ha introdotto un po' in questo mondo con questo suo progetto, che secondo me che ha fatto ottimo anche come contenuti, e tramite lui ho conosciuto altre persone che poi ho scoperto essere, diciamo, abbastanza famose in quest'ambito, ma per me, io non venendo da fuori non lo sapevo, che sono Spreghini piuttosto che Biasci, cioè io sono Domenico Aversano, un ragazzo che mi ha fatto anche un'intervista, che secondo me ha un modo di approcciare che è incredibile,
seguo Pansini per tutto l'aspetto anche della nutrizione, Evangelista, un altro che secondo me è incredibile. Adesso butto lì dei nomi, ma certo, ce n'è veramente tanta di gente, mi sembra di fare dei torti a qualcuno. Dico quelli, diciamo, a livello temporale che a cui mi sono approcciato. C'è una community, si chiama GH Community, che sono, dico GH così, non sembra qualcosa di peggio, che ci sono dei ragazzi, dei studenti di medicina molto bravi, molto appassionati. Ci sono anche molti conflitti, ho notato, però ancora non ho capito i meccanismi. Io cerco sempre, io non ho mai sopportato le guerre dei poveri, nel senso che le guardo questi conflitti, spesso sorrido perché sono conflitti che ho già visto in altri ambiti 20 anni fa, e io voglio essere trasversale, per me è un discorso culturale, io non ho interessi economici, non ho nulla, cioè io mi piace imparare, se posso condividere la mia esperienza ben venga, però sicuramente un mondo incredibile e anche preparatissimo. Cioè la cosa che mi ha impressionato è che c'è della gente veramente preparata. Cioè se io dovessi oggi scegliere un ragazzo per fargli fare un dottorato, userei questi canali per selezionarlo, invece di avere i 5-6 persone intorno, perché secondo me c'è della gente che ho visto che se facesse un dottorato potrebbe fare ricerca veramente d'alto livello. E queste sono le opportunità che ti dico che a volte noi perdiamo. Perché se tu come mondo accademico togli questo settore, ti stai perdendo dei talenti. Invece dico, vai a vedere lì, fai le selezioni anche da lì, contattali, fai delle applicazioni. All'estero quando cerchi una posizione è sempre open, da noi quando si cerca un ricercatore si mette sul sito, arrivano i curriculum, le selezioni, come dovrebbe essere in tutto il mondo. Bisogna di apri per un dottorato, apri una posizione e aprila con tutti i canali possibili, non nella bacheca o nel sito dell'universitario, che non è che uno normalmente ci entra, quindi alla fine raccogli quelle persone che già sono coinvolte con l'istituzione. Ma è come voler fare, si parla spesso dei progetti talento, nel progetto talento, io le teorie te ne potrei raccontare tantissime, le conosco, pratica deliberata, programmazione deliberata e tutto, però se tu hai un bacino di 10 o di 1000, fa la differenza comunque, a parità anche di approcci. Quindi anche sul settore, diciamo, più istituzionale, accademico, secondo me dovrebbero andare a veder lì. Ormai sono dinamiche sociali e quindi devono essere utilizzate. Cioè ormai, sicuramente, ripeto, anche in questo campo qui siamo un po' arretrati. Personalmente noi ci investiamo tutto e sono convinto che sarà un mondo dal quale raccogliere tantissimo valore, ci sono tantissime risorse. Mi fa piacere che tu ne dia conferma anche nel tuo ambito professionale, cioè nel tuo approccio, con il tuo approccio. Questo è giustissimo. Assolutamente, contenuti, ci vogliono contenuti. Mi chiedono sempre, ma che scuola devo fare per diventare, arrivare a fare il preparatore in Serie A? Non è che c'è una scuola, devi diventare bravo. In qualsiasi modo, però devi fare un percorso, chiaro, è normale che devi fare un percorso formativo, ma qualsiasi cosa fai, devi diventare bravo, e per diventare bravi bisogna fare sacrifici. Io forse sono un po', ormai sono vecchiotto, sono all'antica, però bisogna fare sacrifici, non c'è altra strada. Gente che vedo preparatissima sui social, e gente che alle 3 di notte mandi un commento e ti risponde, perché è lì che nel frattempo sta studiando e leggendo. Io per motivi lavorativi sono cresciuto così, non dico che il mio è un modello che devono seguire tutti, però chi è diventato bravo ho sempre visto dietro grossi sacrifici. E quindi se tu non vuoi fare dei sacrifici, se vuoi riuscire a livello professionale, devi anche essere, il lavoro tu lo devi anche creare. E puoi arrivarci anche per vie traverse, come si dice, ma non tiene, secondo me non tiene nel tempo. Cioè se tu guardi nel medio-lungo termine, se tu non hai veramente una preparazione di base e una mentalità molto aperta, non, col tempo scompari anche professionalmente. Almeno la mia esperienza, ormai non sono vecchissimo, però insomma inizio ad avere 20 anni,
di attività diretta in questo settore è un po' questa. Le meteore erano quelli bravissimi, ma che non hanno a un certo punto più investito nella loro preparazione o non hanno voluto aggiornarsi o andare in una nuova direzione, perché bisogna seguire il mondo, non possiamo pretendere che il mondo cambi. E nello sport è assolutamente così. Adesso lo sport, tutti i metodi, le mode, c'è parecchio da fare, c'è parecchio anche di confusione, per l'amor di Dio, ma io vedo comunque tante opportunità, ma le opportunità te le devi andare a cercare, non è che ti vengono a suonare, sei laureato, dottorato in ricerca e ti suona il campanello, dai vieni con noi, cioè, non funziona così, devi darti da fare, prendere tante portate in faccia, la gavetta, quella che hanno sempre chiamato gavetta, esiste ancora, fortunatamente esisterà sempre. Esatto. Per quanto riguarda l'ambito dell'ortopedia, che tu hai detto è un'altra delle tue passioni, no? Mi interesserebbe sapere come si è sviluppato quell'aspetto lì. Allora, diciamo che dal lavorare con i soggetti sani, a un certo punto mi era venuta un po' la voglia di fare un qualcosa anche con, diciamo, pazienti, chiamiamolo così. E l'ortopedia per tanti versi è la cosa un po' più vicina a quello che faccio, perché qui si parla di movimento, problematiche legate al movimento, quindi la vedevo abbastanza vicina. Poi, come ti ho detto, ho iniziato alla Schultes Clinic in ambito neuromuscolare, quindi forza, aspetti, diciamo, fisiologia neuromuscolare, dove c'è questo mio collega che è considerato uno dei massimi esperti su tanti aspetti come l'elettrostimolazione, eccetera. È chiamato ovunque in tutto il mondo a parlare di queste cose. Ho iniziato così, quindi mi sono avvicinato all'ortopedia in questo modo. Poi, come tutti, a me piace molto la metodologia della ricerca, cioè sono uno metodico, e mi piace molto la statistica, sono, diciamo, considerato quasi uno statistico applicato perché vado al di là, io guardo molto l'applicazione delle cose, come sempre. E a un certo punto nella nostra clinica noi siamo divisi in tre dipartimenti, diciamo arti inferiori dove sono io adesso, spina dorsale e arti superiori. Gli arti inferiori era l'unico che non aveva un settore si chiama clinical outcome, cioè che misurasse la percezione dei pazienti rispetto all'effetto delle operazioni, quindi sintomatologia, tutte queste cose. Che in realtà era un ambito in cui io mi ero già avvicinato con lo sport, perché io avevo iniziato a lavorare con la percezione dello sforzo, la percezione del recupero, con aspetti percettivi dell'atleta, perché poi mi ero reso conto che alla fine spesso la differenza, ad esempio, tra un allenatore e un altro la fa la capacità di leggere l'atleta, come sta reagendo. E l'altra cosa che vedevo che mancava è che spesso all'atleta non gli si chiede nulla. Io quando ero... Ma poi avevamo talmente tanta strumentazione che poteva veramente misurare qualsiasi cosa. Eravamo all'avanguardia, sono ancora all'avanguardia. Però a volte ci sfuggiva l'ovvio, quello di chiedere all'atleta come stava. E l'ortopedia mi ha dato questa possibilità di andare a vedere il tutto dall'altra parte, dalla parte del paziente. Quindi adesso mi occupo di questo ambito che si chiama clinimetrica, che è, diciamo, un derivato della psicometria, dove io misuro, quantifico delle sensazioni e delle percezioni. Quindi si usano dei questionari per misurare il dolore, piuttosto che la capacità fisica, però dal tuo punto di vista, cioè come tu percepisci quel sintomo e quanto è l'impatto di quel sintomo nella tua vita quotidiana. Chiaramente io devo misurare un qualcosa che è soggettivo. Misurare qualcosa che è soggettivo è difficile, e quindi ci sono dei questionari che hanno tutta una serie di caratteristiche che devono essere sviluppati, è molto metodologico. E mi ha dato la possibilità per anni di studiare la statistica, per essere pagati per studiare è la cosa più bella. Mi hanno fatto fare anche dei corsi in Inghilterra da questo punto di vista, e mi è piaciuto, diciamo, ho cercato di ricostruirmi un'altra carriera in quell'ambito, che sta andando, devo dire, bene, e a un certo punto, essendo tanto all'attività, mi hanno creato un'unità di ricerca mia, e quindi adesso coordino questa unità, ho 5-6 persone, abbiamo anche degli studenti, mi trovo benissimo e ho imparato molto e cerco di
trasportarlo nell'ambito sportivo. Ho fatto anche degli articoli che si intitolavano Lezioni imparate dalla clinimetrica per far capire, ad esempio, noi in clinica siamo molto specializzati sulla validazione dei test. Per noi un test però è un questionario anche. Nell'ambito sportivo la validazione dei test non è così accurata in realtà come in ambito clinico in questo caso. E quindi ho cercato di far capire al mondo dello sport con degli editoriali, eccetera, come si può rubare dal settore clinico per migliorare il nostro sistema di validazione dei test. E devo dire che ha avuto anche un certo impatto anche a livello accademico, perché so che alcune università studiano su quei testi. Quindi ho trovato molto stimolante lavorare in ambito ortopedico, comunque mi piace, poi l'ortopedia vado anche a toccare aspetti riabilitativi, vado a toccare anche altre cose. Ho iniziato anche a pubblicare su riviste di fisioterapia, andando in quella direzione. È l'ennesima esperienza in più che ho voluto fare. Io sono sempre stato flessibile, anche perché, questo me l'ha insegnato, devo ringraziare la MAPEI, perché lì noi seguivamo gli atleti a seconda anche delle sponsorizzazioni, o comunque delle indicazioni che arrivavano dall'alto. Se ti arrivava la telefonata e dice guarda che domani dobbiamo seguire dei golfisti, il giorno dopo dovevi seguire i golfisti, quindi dovevi prendere, documentarti, era sempre abbastanza così all'improvviso. Quando ti dicono dobbiamo andare a New York con dei keniani, sponsorizzano una squadra che era la Cover MAPEI, ti devi iniziare a lavorare con i keniani, allenare comunque un keniano che deve piazzarsi bene o vincere, non è, lo devi fare, cioè in qualche modo sbagli, perché si sbaglia, non, è chiaro, non bisogna avere paura di sbagliare, cioè è così, fa parte della vita sbagliare. E quindi mi ha reso flessibile, veramente flessibile. Non, a volte mi metto a disagio perché mi sembro, non dico un tuttologo, ma quasi. Però in realtà no, non sono un tuttologo, io faccio scienze dello sport. Sono specialista. Sono specialista delle scienze dello sport, sì. E delle scienze, quindi quello che rientra in quell'ambito io lo faccio. Ecco, tutto lì. Molto molto interessante. Ho una domanda relativa al mentoring, che per noi è una cosa veramente molto importante, tu ne hai menzionato uno prima. Ci sono stati mentori o altri rispetto a quello che hai citato prima? Sì, io ho avuto, allora la mia attività è nata grazie a Samuele Marcora, che è un full professor nell'Università del Kent, è molto famoso, esce sul New York Times, uno dei, diciamo, nostri, lui è finito sul libro Cervelli in fuga ai tempi. Ed è stata la persona che nel momento che io leggevo molte ricerche, finché a un certo punto mi fu chiesto di seguire la squadra di mountain bike, dato che aveva la sede a Prato, e quindi iniziai a documentarmi, a cercare tutti gli studi per capire un attimino i modelli, e mi resi conto che nonostante fosse uno sport molto in voga, c'erano pochi studi, c'erano delle cose che non sapevo. Allora chiesi al mio capo, che si chiamava Aldo, faccio Aldo, ho visto che non ci sono studi sull'intensità media per capire come allenare la squadra. Che dici, posso fare questo studio io? Tanto ho letto tantissimo, penso di riuscire a riprodurre uno di questi studi. E lui mi disse, ma Franco, guarda, lì ci sono le chiavi del centro, ti do libertà completa con le macchine. Finita l'attività di routine, quindi dalle 6 in poi di sera, tu vieni qua sabato, fai quello che vuoi. Codice dell'antifurto, organizzati, avvisa per un discorso assicurativo se devi fare i test. E io ho iniziato così la ricerca. Inizialmente chiamai questo mio amico e mi disse, però sai, non so, forse non sono in grado. Lui fa, no, provaci assolutamente, mi ha spinto molto. E sono quelle piccole cose che avere una persona che ti dice quando tu sei indeciso, fallo, o ti dice sì, in effetti forse è un po' troppo complicato, può farne la differenza nella vita. Io a volte ci penso, se lui mi avesse detto sì, no, forse Franco per te è troppo difficile, perché ancora non scrivo neanche bene in inglese, e invece no, lui mi ha detto no, fallo, buttati, ti aiuto io, poi lo facevamo al telefono, perché lui era in Galles in quel periodo, e quindi lui è stato sicuramente una di quelle persone che ha dato una svolta alla mia vita. L'altra persona era il professor Mognoni, che è stato ricercatore del CNR,
Per me lui più che la ricerca è stato un maestro di vita, mi ha fatto vedere un modo di vivere che io ho sempre rincorso, ancora adesso, era una persona molto ironica, lui era già malato, riusciva a essere ironico sulla sua malattia e sulla sua scomparsa. Noi organizziamo ogni anno il memorial, e il primo memorial però l'ha organizzato lui. Voglio vedere come viene, per farti capire che tipo è. E c'era questo memorial, tutti che mandavano la mail, ma non sapevamo che fosse scomparso il professor Moio, facevano no, no ragazzi, lui ha voluto organizzare questo memorial, lo sto aiutando. E lui mi ha, è una persona che mi ha insegnato anche a non aspettarmi mai niente di ritorno dagli altri, ma lei in Pellizzeri, perché lui ha sempre dato del lei a me, a chiunque, in Pellizzeri deve aiutare, quando può aiutare aiuti, ma non si aspetti mai niente, ma non le serve avere qualcosa. Lei poi tanto sta bene, lei è tranquillo, io sto bene quando aiuto gli altri, non ho bisogno che gli altri mi chiedano, mi dicano grazie. E io dico, ma come fai? Io non ce la faccio. E devo dire che poi, soprattutto quando è scomparso, tutti i giorni cerco di fare questa cosa. Se posso aiutare, aiuto, ma non mi aspetto niente veramente in cambio. E lui è stato, da questo punto di vista, sicuramente una persona importante. Poi l'altra persona importante per me è stato il mio ex capo, purtroppo sono tutte persone scomparse, che era Aldo Sassi, appunto come spiegavo, che è quello che ha creato il Centro Mapei, e il mio è stato un rapporto quasi da padre a figlio, e come tutti i rapporti tra padre e figlio, a un certo punto il figlio deve cambiare, deve uscire di casa, quindi non glielo dissi anche abbastanza molto chiaramente, e lui era dispiaciuto sicuramente, però alla fine, anche quando l'ho visto, che purtroppo era ancora malato, mi ricordo che gli dissi: guarda, sei malato, ma non ti voglio raccontare una stupidata, cioè io sono contento della scelta che ho fatto. Mi fa: no, ma io sono contento che l'hai fatta, perché devi imparare anche a camminare da solo e prendere la tua strada. E lui è stato sicuramente un'altra persona che mi ha insegnato molto, anche sull'allenamento soprattutto, e mi ha dato delle opportunità che io penso di aver sfruttato al massimo, più di così non potevo sfruttare. Queste, ecco, sono le persone che più hanno inciso. Poi, chiaro, ho lavorato molto con Arcelli. Sì, diciamo che sono tutte persone che hanno lasciato il segno. Arcelli, non so, nel calcio spesso leggo anche in qualche blog che viene criticato per il suo modo, le sue ripetute. Ecco, queste le trovo critiche veramente personalmente di basso livello, perché è il solito discorso di vedere il dito e non la luna, cioè Arcelli è comunque quello che nell'ambito della preparazione ha introdotto la figura del preparatore nel calcio, quindi uno può essere d'accordo o non d'accordo con lui, però bisogna anche capire che cosa le persone hanno fatto veramente per noi, e quello che Arcelli aveva fatto per noi è molto di più di quello che hanno fatto tanti chiacchieroni che ci sono in giro. Quindi io ho sempre avuto rispetto per Arcelli, con cui io non condividevo tutte le sue idee, come è normale che sia, ma un conto è non condividere le idee, un conto è mancare di rispetto a una persona perché non ne condivido le idee. Secondo me Arcelli è stata una persona che ha inciso molto positivamente, indipendentemente che uno sia d'accordo o no con quello che lui, diciamo, con i suoi metodi di allenamento. Comunque, queste sono state le persone che hanno lasciato il segno nella mia vita professionale, e tutti i ricercatori che ho conosciuto, che è una delle cose bellissime di questo mestiere, che ho amicizie in tutto il mondo, ma sono amicizie, io le considero amicizie vere, gente che poi sono andato al matrimonio. È un'esperienza. Se tu mi chiedi che cosa mi è rimasto della ricerca oggi, dovessi fare il mio primo bilancio, la prima cosa che mi vengono in mente non sono gli studi, ma sono le persone che ho potuto conoscere. Questa è la cosa che mi ha lasciato la ricerca, perché si trovano veramente, capisci che il mondo è grande, è bello, ci sono persone Che è un'ulteriore interessanti. vera ricerca, quella di trovare Sì, persone. la ricerca di altre esperienze, persone. Sì. Questo è sicuramente, mi ha allargato il modo di vedere qualsiasi cosa. Per questo spingo nella ricerca, perché fatta bene è un'opportunità, non ti chiude, ma ti apre in un modo, diciamo, disciplinato.
Questa è la differenza, cioè la ricerca ti rende un po' più disciplinato. Io sono uno scettico, sono membro della Skeptic Society, però sono apertissimo, cioè discutiamo, possiamo discutere su qualsiasi cosa, posso essere non d'accordo, cerco di spiegarti il mio punto di vista, ma sono aperto, non sono il tipo che vede gli allenamenti, un classico nel nostro settore è vedere uno che fa un programma e dice che stupidata, non sai, tu non lo sai perché lo sta facendo, magari ha delle idee sbagliate o con cui non... Però magari c'è un atleta che ha ginocchia spaccate, ha un sacco di problemi, quindi quello che fa è l'unica cosa che può fare. Tu da fuori come fai a giudicare che sta sbagliando tutto? Io ad esempio sono un po' contrario a una tendenza tipo della propriocettiva, allenamento instabile, sta diventando secondo me una moda, nel senso che vedo troppo di questo allenamento come base dell'allenamento, non come contorno complementare, però cioè, no, ognuno può fare quello che vuole, io dico soltanto la mia, se posso la motivo anche scientificamente. Ecco. Io credo che tu abbia portato un enorme valore dimostrando ciò che significa fare ricerca ed essere un ricercatore, che spero che sia veramente il messaggio che coglieranno le persone che stanno ascoltando questo talk, perché è proprio uno stile di vita, quello che hai detto anche adesso, sì, essere sì, un ricercatore, io vado cercando qualcosa, certo, scoprendo con la curiosità e la passione per quello che stai facendo. Sì, hai detto giusto, è uno stile di vita secondo me, se vuoi fare, almeno io la vivo così, infatti non abbiamo parlato di niente di ricerca in particolare o dei miei studi, perché non è quello secondo me che fa la differenza, alla fine è l'approccio che tu hai verso le cose in qualsiasi settore. E io penso di aver capito alcuni meccanismi della ricerca ed è quello che cerco di comunicare. Anche adesso quando faccio lezioni o seminari all'università o all'estero, sto chiedendo, devo andare al congresso mondiale sul calcio, mi hanno chiesto un argomento specifico, ho detto no, voglio fare una cosa un approccio critico alle ricerche fatte nell'ambito del calcio, non perché voglio criticare, ma perché voglio che facciamo un ulteriore passo avanti, cioè cerchiamo di capire quali sono le necessità del campo per andare, visto che siamo tutti ricercatori di tutto il mondo in quel settore, per cercare di andare a dare delle risposte. Alla fine, sai, io ho tante pubblicazioni, onestamente a me avere una pubblicazione in più o in meno non mi interessa, non mi fa la differenza né a livello di carriera, né a livello... Quindi a questo punto se devo ragionare, trovare una motivazione, l'unica motivazione che io trovo personalmente è quella di fare un qualcosa che sia più utile possibile, tutto lì. Poi magari se fosse un ambiente accademico, ma non cambierebbe molto, perché cioè, non è che 150 o 170 pubblicazioni cambia la carriera, per cui anche se vedo che c'è gente che continua a rincorrere, per cui per me è più culturale quello che c'è bisogno in questo momento, non è nozionistico, ecco, è più un discorso culturale. Io per questo spero ci siano anche altri momenti per condividere, parlare, farti conoscere ancora di più, oltre quello che già conoscono di te, okay, che era l'aspetto sicuramente più tecnico, più scientifico ad esatto, oggi. E ti faccio le congratulazioni. Grazie, no, grazie mille. Spero che, no, immagino che dopo un lungo percorso così ci siano dei momenti, quelli che dicevi, tanti anni passati senza fare le vacanze, oggi sono serviti veramente. Sì, ne basta la pena. Conferme, esatto, ma immagino che ci siano ormai anche tante persone con l'ingresso anche nei social che saranno a dirtelo, perché il contributo che puoi dare è veramente molto importante, dimostrando che ci sono dei percorsi magari meno conosciuti, ma che ti possono portare in mondi appunto che pochi conoscono. C'è prima il discorso dell'ortopedia, per quello che ti ho fatto questa domanda, perché molti non la menzionano neanche come un aspetto professionale. Sì, sì, tu invece dimostri che esiste se fatto in un certo modo e hai tutta l'autorevolezza e il rispetto professionale di medici e altri professionisti quando sai far bene il tuo lavoro. Ma quello, cercare di migliorarsi è la chiave, cioè bisogna un po' togliersi dalla testa di avere accesso a certe professioni, a certe possibilità perché si ha dei titoli. A me non piace, i titoli non piacciono, perché il titolo si giudica troppo la persona in base ai titoli e devi giudicarla sempre in base ai contenuti. Io quando sono arrivato in clinica
Nessuno mi ha mai chiesto esattamente qual è stato, cosa avessi fatto prima, nel senso, a parte il curriculum, i nuovi clinici che arrivano con cui mi interfaccio, si parla subito dei progetti, non è che uno ti chiede, ma tu sei medico, ad esempio. Da noi non ci sono, nel mio dipartimento, medici, c'è solo un medico che fa ricerca, poi c'è il medico che coordina la ricerca, ma i ricercatori attivi abbiamo di tutto. La maggior parte, devo dire, chi viene dalla sports science, diciamo, a livello internazionale, perché abbiamo gente irlandese, inglese, francese, proprio di tutto il mondo. E abbiamo estrazioni completamente diverse. Io vengo dallo sport, poi c'è uno viene un epidemiologo che però è cresciuto, viene dalla veterinaria, lavorato in epidemiologia in ambito, diciamo, veterinario, e poi i metodi sono gli stessi. Quindi non c'è questa cosa da noi, perché mi chiedono, ma tu sei fisioterapista? Che no, cioè, per me è una domanda strana, capisco che qua è normale, perché in quel settore lo fa chi lo sa fare, abbiamo tutti il dottorato di ricerca, abbiamo tutte le attività di ricerca alle spalle, quindi a seconda delle capacità di ognuno, ognuno porta avanti la sua cosa. Quando io vedo un curriculum, l'ultima cosa che guardo, prima guardo un po' l'esperienza, e poi guardo come ci è arrivato, qual è il suo percorso, ma non ho un particolare interesse. Chiaro, io non devo curare le persone, prescrivere niente, come nessuno di noi, facciamo solo ricerca. È come in fisiologia, la ricerca viene fatta all'80%, sono fisiologi che non sono medici. In Italia c'è l'idea che il fisiologo è medico perché storicamente effettivamente era un medico, ma non devi essere medico per essere un fisiologo. Premio Nobel Hill, famosissimo in tutti i libri di testi di medicina anche italiani, era un matematico. E mi diceva, ma come fa? Si fa, nel senso, si è specializzato in quel settore, fa ricerca, non ha mai prescritto un farmaco a nessuno, quindi non ha abusato della professione medica e si fa. Adesso faccio esempio in medicina, perché facendo ortopedia è chiaro che poi si associa alla figura del medico. Io sono cresciuto con i medici, cioè, tra i miei carissimi amici sono tutti medici, medici dello sport, ortopedici. Quindi è importante essere preparato. Poi l'opportunità arriva, se sei preparato, quando arriva riesci a prenderla. Questo è il mio suggerimento. Lo coglieremo in pieno. Grazie ancora per Grazie essere stato a qua, è stato un te. Grazie bellissimo mille, talk. grazie per l'invito e complimenti anche voi per questa iniziativa, che vedo, il motivo per cui ho accettato volentieri l'invito è proprio perché la vedo come un'iniziativa culturale, oltre che un'attività, diciamo, legata al business, ma è anche culturale. Per cui se fai cultura con business, per me è la combinazione perfetta, e ti faccio i complimenti. Grazie, grazie ancora. Ci vediamo Grazie presto. Ciao. mille.